Ciao a tutti, sono Mauro, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, vi porto la recensione completa della nuovissima Pro Stringer Platinum 2.0. Come vi dicevo nello scorso video, oggi, più che portarvi una vera e propria recensione, vi farò vedere innanzitutto come si incorda effettivamente una racchetta partendo da zero con Pro Stringer Platinum 2.0. Parto dal presupposto che io non sono un incordatore professionista. Ho intenzione di studiare quest'ambito in maniera molto approfondita, ma al momento non sono un incordatore professionista, so incordare le mie racchette, ma è nulla di più. E questa è una cosa che forse può essere ancora più interessante per voi, perché se io, che non sono un incordatore professionista, ho imparato a incordare le mie racchette, anche voi, se siete neofiti di questo ambito, potete sicuramente imparare ad incordare la vostra racchetta con Pro Stringer. Online trovate tantissimi modi per incordare la vostra racchetta. Quello che vi farò vedere oggi è il mio metodo, quello che reputo più efficace ed efficiente soprattutto, perché ovviamente anche la tempistica è importante quando si incorda una racchetta, e quindi cominciamo subito. La prima cosa da fare è far passare le corde verticali attraverso i due grommets centrali, prendere le estremità delle corde e dividere esattamente in parti uguali la lunghezza delle corde verticali. Fatto ciò, prendiamo la nostra starter clamp e la posizioniamo in questa parte qui, più vicino possibile al telaio. In questo modo siamo pronti a iniziare la nostra incordatura. Attraverso questa manopola qui andiamo a decidere qual è la nostra tensione, nel mio caso 52 libbre, che corrisponde più o meno a 23 kg. 52 libbre sono in realtà 23 kg e mezzo, ma mi sta bene perché è un intorno che secondo me è azzeccato. Considerando che quando si va a incordare la racchetta con le pinze volanti, come si chiamano, un minimo di tensione si perde sempre. Secondo me questo mezzo chilo in più in realtà ci serve come appunto tolleranza per poi avere effettivamente un tiraggio corretto a fine incordatura. Cominciamo quindi ad incordare la nostra racchetta, che in questo caso è una Ed Extreme MP. La tensione l'ho selezionata, avvicino Pro Stringer al telaio, in questo modo, perfetto. E cominciamo. Perfetto. Prendo la pinza e la avvicino più possibile al telaio, in questo modo. Rilascio. E passo alla corda successiva. Ora io faccio una cosa, siccome questa parte del telaio qui è molto fragile, non in questa racchetta ma in generale le racchette, la parte del ponte è molto fragile, anziché tirare da questo lato io preferisco far passare di nuovo la corda qui dal ponte, così da tirare nuovamente dalla testa della racchetta. Cerchiamo di tensionare sempre un paio di corde per lato, così da distribuire appunto la tensione. Facciamo la stessa cosa da questo lato, ossia non tiriamo dal lato del ponte ma facciamo un passaggio in più e tiriamo dal lato della testa, anche perché questa macchina incordatrice è in grado di tirare due corde alla volta, quindi non ci sono assolutamente problemi. Usiamo questo tool super utile. Pinziamo sempre più vicino possibile al telaio. Arrivati all'ultimo passaggio, mi raccomando attenzione a distinguere i grommets in cui vanno le orizzontali. Facciamo una cosa, siccome queste ultime corde sono quelle che forse di più sono sottoposte a perdita di tensione, aumentiamo di una piccola percentuale il tiraggio. Esattamente. Riposizioniamo la tensione alla nostra, prima che lo dimentichiamo. Adesso sempre facendo passare la corda nell'asola o nel grommets corretto, siamo pronti ad effettuare i primi nodi. Sfruttiamo la starter clamp per tirare un po' la corda. Perfetto. Sotto, sopra.
sempre grazie alla starter clamp verso la tensione sopra e lontano. Ok, e di nuovo piccola tensione, un pelo di tensione. Ok, e adesso sopra, sotto, sopra, al contrario. Perfetto, di nuovo starter clamp. Dietro, su, avanti. E di nuovo. E di nuovo un po' di tensione. Perfetto. Taglia unghie sempre fornite in dotazione e via, il primo nodo è fatto. Perfetto, passiamo al secondo. Sopra, sotto, starter clamp, tiriamo un po' la corda ancora, perfetto, tiriamo il nodo, dietro, su, avanti, dietro, su, avanti, pelino di tensione, pelo pelo. E ora invece sotto, sopra, sotto. Starter clamp, indietro, su, avanti, indietro, su, avanti. Perfetto. Alla grande. Una volta che entrambi i nodi sono pronti, possiamo staccare le nostre pinze. Perfetto. Adesso qui viene la parte più tosta, ossia le orizzontali. Ovviamente, se non ve l'ho detto, ve lo ricordo, io sto incordando con Ed Lynx 1,25 tensione 23 kg. Anche in questo caso per le orizzontali ci sono mille modi diversi per iniziare l'incordatura. Quello che vi faccio vedere oggi io è probabilmente il più rapido. Ossia fare un nodo qui sulla testa della racchetta e cominciare poi ad incordare. Se volete stressare un po' meno le corde, potete anche cominciare a far passare la corda dal secondo grommez e arrivati poi al primo grommez, fissate con la starter clamp. Questa tecnica invece che vi sto facendo vedere adesso io vi fa risparmiare un po' più di corda, che comunque male non fa. Sempre al solito, dietro, su, avanti. Ok. Un pelo di tensione. E adesso via con l'effettiva incordatura. Partiamo da sopra, mi raccomando, il solito sopra, sotto, sopra, sotto, lo sapete già sicuramente. Quindi fate passare le prime due orizzontali, siamo pronti a tirare. Come nel caso delle ultime due verticali, aumentiamo di poco la tensione. Perfetto. E cominciamo a tirare. Pinza, torniamo ai nostri 23 kg.
Arrivati all'ultima corda, mi raccomando, fate sempre molta attenzione perché, come è successo per la prima corda, è probabile che bisognerà passare di nuovo sotto, di nuovo sopra, per far sì che poi il quadrato che effettivamente disegna il piatto corde sia regolare con tutte le corde che sono alternate una sotto e una sopra. Dimenticavo, come nel caso della prima corda, alziamo la tensione di un tot. Ok. E andiamo. Perfetto. Quindi abbiamo finito anche il quarto nodo, aggiustiamo qui, perfetto, svitiamo e la nostra Ed Extreme MP tirata con Lynx 1,25 e 23 kg è pronta per andare a sfiammare in campo. Una volta che abbiamo finito l'incordatura parliamo un attimo di lei. A chi consiglio Pro Stringer Platinum 2.0? Secondo me questa piccola macchina in cordice può essere consigliata a due categorie di persone. La prima ovviamente sono i giocatori, perché questa macchina di cordice è pensata per i giocatori, è pensata per far sì che i giocatori in torneo possano avere la possibilità e l'indipendenza di poter incordare le proprie racchette. Perché ovviamente con questo meccanismo qui basta un qualsiasi tavolino di un albergo, di un bar, di una clubhouse per poter mettersi lì e incordare la propria racchetta. Questa cosa ovviamente vi fa guadagnare tempo perché si sa, in torneo ci può essere anche una certa attesa per ricevere la propria racchetta, ma soprattutto vi fa risparmiare soldi perché in torneo da ITF, ma anche Tennis Europe, a salire Challenger, eccetera, ovviamente la manodopera costa parecchio, si va dai 15 fino ai 25 dollari o euro per manodopera. Quindi è chiaro che nelle tasche di un giovane tennista poter risparmiare, poter ricordare in maniera indipendente la propria racchetta è tanta roba. Un altro target di persone a cui consiglio l'acquisto di questa racchetta è banalmente il mio caso, nel senso, io per esempio in casa non ho mai avuto una macchina in cordice perché non avevo lo spazio per poter collocare uno strumento così grande. Pro Stringer mi ha dato la possibilità di poter incordare a casa mia senza dover invadere la mia stanza o il mio salone con una macchina in cordice che, per quanto efficace possa essere, sicuramente le macchine in cordice stabili, fisse, hanno standard di prestazioni decisamente alti. Comunque sia, a me Pro Stringer mi sta consentendo di incordare a casa mia in totale libertà, senza dover appunto invadere più di tanto i miei spazi. Passiamo adesso ora alle performance. È chiaro che è un modo diverso di incordare, perché al contrario di una classica macchina incordatrice che tira la corda sempre allo stesso lato, noi con Pro Stringer ci muoviamo intorno alla racchetta con la macchina. Questa cosa ovviamente all'inizio può spaventare, ma dopo che si prende un po' la mano diventa la cosa più naturale del mondo, perché come ogni cosa fatta con continuità poi diventa un'abitudine. Per quanto riguarda la qualità della tensione, come vi dicevo, a me sta bene il fatto di non incordare a 23 kg precisi, ma a 52 libbre, che sarebbero 23 kg e mezzo, perché come vi dicevo, indipendentemente da Pro Stringer, proprio la tecnica di incordatura con le pinze volanti ovviamente fa perdere in alcuni punti dell'incordatura un pelo di tensione. Questa cosa quindi, controbilanciata con una tensione leggermente maggiore, fa sì che io recupero quello che eventualmente vado a perdere durante l'incordatura. In campo mi sono trovato bene con questa tecnica, con questo escamotage di questo mezzo chiletto in più, quindi è la cosa che consiglio anche a tutti voi. Poi per quello che vi dicevo, ossia di tirare di più le corde estreme, cioè
gli estremi verticali, gli estremi orizzontali, questa è una cosa, è una regola che vale per qualsiasi tipo di inquadratura, anche per le macchine in quadratura DC fisse. Quindi questo non è un trick, un tips da pro stringer, ma da inquadratore e basta. Bene, detto questo, arriviamo a voi. Perché comprare Pro Stringer Platinum 2.0? Perché ovviamente, grazie a Ragazzi TV, avete un codice sconto che vi consente di acquistare Pro Stringer con $50 di sconto e inoltre riceverete in omaggio una starter clamp. E come avete visto, in un modo o nell'altro è impossibile incordare una racchetta senza una starter clamp, o perché usate una tecnica di incordatura diversa e quindi iniziate a incordare fissando la prima corda con la starter clamp, o per tirare maggiormente i nodi. Insomma, una starter clamp serve, e siccome il prezzo di una starter clamp si aggira intorno ai $50, 50 di risparmio sulla macchina incordatrice e altri 50 di risparmio sulla starter clamp, che vi assicuro è fondamentale, arriviamo a $100 di risparmio. Quindi se avete intenzione di comprare Pro Stringer Platinum 2.0, usate ovviamente il mio codice sconto, e non vi nego che è anche un modo per sostenere il canale. Io ovviamente qui sotto vi lascio il link all'acquisto per Pro Stringer Platinum 2.0, il mio codice sconto per l'acquisto, che vi ricordo essere RACTV. Lo lascio qui sotto in descrizione, RACTV, per avere quasi $100 di sconto sull'acquisto di Pro Stringer Platinum 2.0. Bene, a me non mi resta che chiedervi di farmi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, e fatelo ovviamente anche attraverso un like. Noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui su Ragazzi TV.